Siamo alla 20ª season di Fortnite. Ormai è circa 4 anni che tutti noi giochiamo sto gioco. È arrivato il momento, raga, di fare una tier list di tutte le season di Fortnite. Iniziamo dalla season 1, capitolo 1, signori. Ah, mi raccomando, nei commenti scrivetemi anche voi la vostra tier list. Sono 20 season, andremo numerati. La season 1 di Fortnite, raga, non l'ho quasi mai giocata. Mi ricordo che il mio primo atterraggio è stato a Dusty Depot. Mi ricordo che c'era lo Zapatron, un'arma incredibile, che hanno provato davvero in pochi. Io non l'ho mai provata, però ragazzi, a giudicare dei video era assurda. Direi buona, cioè nel senso non è che posso dare una grande opinione sulla season 1 capitolo 1. Oh, season 2 capitolo 1. Qui raga la gente davvero iniziava a giocare a Fortnite e c'era Black Knight, cosa che poi è diventata rarissima. Io raga season 2 capitolo 1 direi qua gli darei quasi un'ottima. L'hanno aggiunta a gennaio, pinnacoli pendenti. Non mi ricordo se eravamo già nella season 2 o eravamo ancora nella season 1. Ho cercato ed eravamo nella season 2, quindi raga la season 2 capitolo 1 si merita un'ottima dal mio punto di vista. Season 3 capitolo 1, qui raga c'è stata davvero l'esplosione di Fortnite in Italia. In realtà la season che più è stata conosciuta in Italia è stata la season 4, qui hanno giocato tutti. Però season 3 capitolo 1 non è che secondo me fosse tanto meglio rispetto alla 2, raga, eh. Io onestamente vi dico la verità, gli metterei un buona, perché se poi la season 4 la dovessi votare, season 4 capitolo 1, raga, gli darei un'ottima. Mi ricordo che è stata la season delle pietre. Allora, devo giudicarla da due punti di vista differenti, ovvero dal punto di vista del gameplay e dal punto di vista del divertimento, quindi tutto quello che c'era intorno. Del divertimento, raga, season 4 incredibile, secondo me, c'è troppo bella. Del gameplay forse avrei detto season 3. Quindi, siccome che io sono molto più content e onestamente ho sempre giocato a Fortnite per divertimento, direi season 4 sopra season 3, raga. Sì, poi la season 4 mi ricordo che anche graficamente spaccava. Me la ricordo molto premium la season 4, non so, mi dà questo feeling. Oh, la season 5, raga, me la ricordo molto bene per lo spot che avevano fatto, tipo che in giro per il mondo andavano a mettere delle cose segrete che poi si trovavano all'interno del gioco. Vi ricordate il video viralissimo dove c'era quel numero di telefono che se lo chiamavi analizzando lo spettrogramma della... Cioè raga, qui eravamo nel pieno dei leak di Fortnite. E questa è stata la season dove il cubo ha iniziato a girare per tutta la mappa, nonché la season di Paradise Palms, quindi la season del deserto. Raga, season 5 è bella, cioè non posso dire assolutamente nulla. Secondo me la season 4 era migliore della season 5. Quasi quasi alla season 4, ora come ora gli darei anche un top. Non lo so però, non vorrei azzardarmi, magari dopo lo cambio. Season 6 capitolo 1, raga, questa season era un po' tema dark. Mi ricordo che qui c'era l'isola volante, se non sbaglio. Quindi season 6 capitolo 1 molto bella, non alla pari della season 5, raga. Quindi se alla season 5 gli do un buona, anzi sapete che vi dico, season 5 gli do un'ottima. Se alla season 5 gli do un'ottima, season 6 gli darei un in realtà, raga. Io non mi sono così tanto divertito nella season 6, devo essere sincero. Season 7, qui raga è arrivato l'inverno su Fortnite, era dicembre e non era male. Allora, mi ricordo che c'era quella cosa della spada. C'erano, vabbè, ovviamente ieri, raga, e ieri erano molto divertenti da giocare, specialmente in squad. Season 7 direi buona, mi ha lasciato un buon ricordo, raga. Finora ancora non ho messo nessuna season in top. Provate a prevedere nei commenti quale sarà la mia miglior season in assoluto. Oh, season 8, guys. Allora, season 8 è stata la season dei pirati. Season 8 capitolo 1 è stata anche la season delle bolle, regà, cioè le bolle che tu potevi grappolarti, la season dei cannoni. E non mi ricordo se era la season in cui hanno distrutto pinnacoli. Praticamente, regà, c'era stata l'evento del Brutus, che tra l'altro è un evento fighissimo. Se non sbaglio nella season 8 c'era stato anche la live di Marshmello, il primo live event di un artista su Fortnite, fighissimo. E regà, allora vi posso dire che per me la season 8 è stata incredibile, cioè davvero ottima. Non vi direi top per il finale, cioè la season 8 mi ha perso sul finale, onestamente. Season 9, guys. Allora, la season 9 è stata la season in cui hanno introdotto all'interno della mappa tutti quei condotti d'aria che erano anche fighi da usare. Il problema è che hanno reso Tilted Towers futuristica. Non mi è piaciuta come era iniziata, ragazzi, perché dopo la season 8 mi aspettavo una roba fighissima. E invece la season 9 mi aveva un po' deluso. Ma alla fine si è rivelata, raga, una buona season. Quindi season 9 per me niente male. Non posso dire proprio lo stesso della season 10, perché la season 10, è stata una delle season secondo me più discusse di Fortnite in assoluto. Primo, vabbè, per il discorso della meteora nella mappa e tutto il resto, che vabbè, ok, questo qui era storyline. Ma proprio per il discorso del gameplay avevano introdotto i Brute, raga. Praticamente sti cosi erano odiatissimi da una parte e amatissimi dall'altra. Cioè i giocatori che giocavano un po' occasionali amavano il Brutu, mentre i giocatori che giocavano un po' più competitivi li odiavano. Io, raga, è stato un rapporto di amore e odio con questi. Comunque season 10 storyline ottima, gameplay. Oh, allora cambiamo completamente capitolo, andiamo nel capitolo 2. Vi devo dire la verità, la prima season The
del capitolo 2 non è che c'è stato qualcosa che in particolare mi ha convinto. La prima cosa ovviamente che si poteva notare in questo nuovo capitolo era la grafica di Fortnite, che era abbastanza cambiata rispetto al capitolo precedente. A me all'inizio non piaceva, poi mi sono abituato. Allora, diciamo raga che secondo me, dopo l'evento fighissimo che avevano fatto nella season 10 con il The End, che Fortnite è rimasto tipo per 2 giorni con quel buco nero bellissimo, ragazzi, se lo ricordano tutti, dopo quell'evento per me potevano fare qualcosa di più figo, devo essere sincero al 100%. Quindi season 1 capitolo 2 metto ma regà, andiamo alla season 2 capitolo 2. Finalmente parliamo della mia season preferita in assoluto di Fortnite. Regà, avevano aggiunto i boss troppo divertenti, cioè è proprio stata una season per me completamente di sciallo. Non so se poi è stato dovuto anche al fatto della quarantena, perché se non sbaglio season 2 capitolo 2 era arrivata la seconda quarantena, eravamo tutti a casa e allora avevo molto più modo di giocare a Fortnite. Ma in generale regà era proprio una season in cui sentivo quel divertimento nell'aria, tutti si divertivano a giocare a Fortnite, perché la season 1 capitolo 2 diciamo che aveva un po' spento questo hype di Fortnite. Regà, season 2 capitolo 2 top, cioè non vi giuro regà, io me la ricordo proprio come una season fantastica. Non so dal punto di vista del competitive, non credo, in realtà non è stata la miglior season, ma regà per il divertimento su Fortnite incredibile. E qui direi un bel codice cap se siete d'accordo, perché regà miascolo, mamma mia, no vi giuro, mi vengono in mente troppi ricordi. Andiamo avanti. Oh, allora season 3 capitolo 2, allora hanno aggiunto gli squali in sta season perché era, la mappa era completamente annacquata, piena zeppa d'acqua, poi dopo nel corso del tempo continuava ad emergere sempre di più la terra, cioè un pochettino il contrario di quello che sta succedendo ora però nella vita reale. Regà, season 3 capitolo 2, vi devo dire la verità, cioè non mi aveva convinto. Mi ricordo che ci giocavo all'inizio e non era lo stesso, perché ero abituato dalla season 2 capitolo 2 che è proprio un hype incredibile. Season 3 capitolo 2 c'era quel però fermi un attimo, ah ecco, ho cercato su internet e c'era Deadpool con lo yacht. Ok, allora regà non è stata così male. Ah, sapete cos'è che mi rompeva di questa season? È che è durata un botto, cioè regà sta season era durata davvero tanto, però vi devo dire la verità, la metterei in buona. Finora nessuna season brutta, ma mi sa che ora andiamo a esplorare la fine del capitolo 2 e ci arriviamo. Arriviamo alle season brutte. Regà, per la season 4 devo andare a vedere il trailer perché non me la ricordo per niente, vi giuro. Ah, ok, è stata la season dei supereroi. E ora vedendo il mio vecchio gameplay, regà, ho capito. Ok, l'autorità, sì. Questa è stata la season che ho giocato per tutta l'estate con la Villa 1. Regà, non è che mi abbia convinto particolarmente questa season, eh. Allora, non posso assolutamente rankarla in brutta, però la ranco in... Cioè, non è stata, diciamo, una season incredibile, a mio parere. Signori, anche per la season 5 mi devo rinfrescare un po' la memoria, ok? Ah, ok, qui stavo a Roma, quindi... Io, regà, più o meno associo le season a dove vivevo. Questa era la season in cui era tornato al mezzo deserto, c'era un boss, ma non se lo c***o nessuno. Non una season particolarmente convincente. Più che altro anche questa, regà, mi sembrava durasse un'eternità, quindi la metterei in... Siamo nella season 6, signori. Era marzo 2021. Ah, ok, sì, Fortezza Furtiva, che non se la c***o nessuno. C'era Coso Corallo. Fatemi vedere un po' il trailer del pass battaglia. Ok, Jonesy. Ah, forse regà, ah, questa era la season dei primitivi? Sì, che si potevano craftare le armi. Ok, sì, non era male. Però mi ricordo che non è che ci abbia giocato con chissà quale enfasi. Forse però un po' meglio della season 5, più che altro perché mi sembra che fosse durata di meno. Poi con tutti i cambiamenti delle armi c'era sicuramente qualcuno a cui piaceva. Mi sembra che fosse anche la season dei dinosauri e tutto. Quindi regà, oh, buona. Ok, season 7 capitolo 2, guys. Allora, ah, mi ricordo che qui non era cambiato praticamente nulla e non mi ricordo perché c'erano alcune città viola. Ah, perché avevano i droni tipo. Ok, sì, mi sto un po' rinfrescando la memoria, regà. Non è stata bruttissima, cioè diciamo che era divertente, forse non era troppo competitiva. Allora, non ci ho giocato più di tanto e non mi ricordo neanche quanto è durata, regà, onestamente. Però comunque, dai, c'era un po' di divertimento. A livello di armi e cose mi sembra che, regà, fosse una season abbastanza normale, nessun cambiamento radicale. Io onestamente, raga, la voterei buona, cioè proprio né più né meno, season tranquilla, normale. Pensavo che sarei stato più cattivo con le season finali del capitolo 2, raga, onestamente. Ma vediamo se la season 8 cambierà questa mia idea. Ok, stavo ancora a Roma qui. Ah, regà, ho capito che season era questa. No, ho capito. Forse la season che mi ha fatto smettere di giocare a Fortnite, raga. Sì, che c'è stato l'evento in cui la mappa si schia... Tra l'altro, raga, evento non particolarmente figo, l'evento di questa season. Ok, sì, c'era praticamente l'anti-universo. Cioè, tu entravi qua dentro e non potevi costruire.
dire. Ok, mi ricordo. Attenzione, attenzione. Prima season che definisco brutta, guys. Prima season che non mi è piaciuta. E finora, raga, ho giocato a tutte le season. Cioè, io non mi ricordavo più o meno la fine del capitolo 2, perché effettivamente il capitolo 2 è finito nella season 8. Non è durato fino alla season 10. E andiamo avanti con il capitolo 3. Ci mancano due season, di cui una è quella attuale, quindi non è che posso votarla più di tanto. Andiamo alla season 1, capitolo 3. Ah, ok, vabbè, la mappa innevata. Sì, sì, mi ricordo. La season scorsa, alla fine. È durata un cifro, raga. Cioè, solo per questo direi un perché è durata un cifro. E tra l'altro, ok, sì, c'erano cose nuove, ma cose effettivamente di tanto nuovo. Non era così male, ma dal mio punto di vista, e soprattutto per la durata, non si merita un buona. Cioè, si merita un... Sì, dai, carina. Ma terminiamo, raga, con la season attuale. Qui in realtà potremmo essere tutti un po' triccati a dire che è migliore di quello che effettivamente è, perché l'abbiamo provata per pochissimo tempo. Però, raga, è stata una season in cui hanno deciso di rimuovere il building, almeno all'inizio. Speriamo che questa cosa la tengano, perché, raga, è una figata Fortnite senza building. Le dinamiche all'interno del gioco mi piacciono, e mi piacciono anche le armi. Secondo me sono tutte abbastanza equilibrate. Forse è un po' sgravata la mitraglietta, ma va bene. Mi piace giocare, raga, mi diverto. Sto tornando tantissimo a giocare a Fortnite, proprio anche for fun. E regà, posso dire che finora, siamo al 1 aprile 2022, non si può buildare, sta season è ottima. Cioè, è davvero la season che mi sta riportando a giocare a Fortnite, e sta riportando tanti voi a giocare a Fortnite. Fatemi sapere che ne pensate. Codice cap nei negozi oggetti solo per veri capitani, mi raccomando, guys. E ciao ciao.